Sforziamoci di stringere sempre più al cuore divino e al cuore della mamma, affinché possiamo sempre meglio attirarci la loro benedizione su di noi e su delle famiglie e su delle persone che ci stanno a cuore. Sforziamoci sempre più di amare il Signore, e non ci deve sembrare dura questa grande verità di amare Dio. Anzi, dobbiamo tenersi onorati, perché il Signore Dio non ce l'ha mai dato soltanto a crearci e dire di amarlo, ma ce l'ha fatto un comando, e questo deve essere per noi una gloria, un santo orgoglio, per spingere sempre più ad amarlo. Anche noi ci teniamo onorati quando ci si permette una persona illustre di amarla. E molto più, o meglio, non regge il paragone, che il Signore Dio non soltanto ci permette di amarla, ma ce lo comanda. Ed il comando è pieno di amore. È Lui stesso che ce lo infonde nel cuore, Lui stesso che ci dà i mezzi per poterla amare, ma quello che è più sorprendente, ci ha promesso anche il premio. Ed il premio non è cosa temporanea, passeggera, limitata, ma eterna quando è eterno Lui, e immenso quando è immenso Lui, e duratura per quanto dura Lui. La durazione è e Dio dura sempre per tutta l'eternità. Con questo pensiero vi do la buonanotte, buon appetito a chi non ce l'ha, e a chi ce l'ha molto, la passo un pochettino, ma del fine del spirito del tanti così. Salutato Gesù e Maria. E buonanotte per tutti.